bello. Camminavo, cercavo il punto lontano. La cima era bianca, vicina la terra ruggiva. Poi il mare di fuoco si lancia per vie, l'inferno si squarcia, giù rotola in antri più scuri. Oh natura violenta che prepara altra vita. Relazione. La mia vita è due storie d'amore. Come ero giovane nella casa di fiori e alberi alti, dolci carezze, desideri. Il viale saliva tra i sassi e terra chiara. Al mattino erano le voci bambine nelle stanze sul poggio sereno. Crescevano i frutti e maturi gli affetti trovarono strade diverse. Un'altra storia, un altro tempo, sono altrove i luoghi dell'anima. Ed ora vivo nel bene, con fogli di carta e pensieri attesi all'aula. Questo. L'epigrafe, che è la prima poesia di Storie di strada, è un'interrogazione, è quasi un muro che si scavalca nell'ultima. E questa cosa la si trova anche in Stazioni, cioè questo aprire con un'interrogazione, un buio, apre il libro, che nell'ultima poesia trova la risposta. Qui per esempio in Stazioni l'epigrafe dice: ho sognato di viaggiare su di un treno azzurro, correva lungo la pianura assolata, nulla e il silenzio, padrone incontrastato. Allora, il nulla e il silenzio ci presenta l'autore, un muro. Alla fine, dice l'ultima poesia, torno su di lui, cioè va su quel treno che passava la pianura solare. Torno su di lui, cerco dallo stesso viaggio il senso del futuro, l'eco di nuove speranze. Ecco, il buio, il nulla e la speranza. Cioè, il libro che si apre con un'interrogazione trova la risposta nella poesia. E la stessa cosa si trova in Storie di strada, che sono legate strettamente alle poesie di Stazioni. Il partire di cui parla Storie di strada è una via, un percorso, una via dolorosa, dove le parole a stento trattengono le lacrime, perché gli incontri sono incontri con chi appena, con chi è solo, con chi veramente è il dimenticato di cui poi parlerà l'autore. Allora queste parole si asciugano di aggettivi, diventano quasi mute e i versi sospendono ogni esasperazione formale, ogni ricercatezza lessicale, per dire col minor numero proprio di senza effetti, insomma, col minor numero di parole, dire l'essenza, ciò che il profondo sente. Tutti questi ultimi libri, e forse in modo particolare questo, avallano quello che è una delle frasi più straordinarie e felici dette da uno dei più grandi poeti del Novecento, Rilke,
che diceva: la poesia non è l'espressione di un sentimento, la poesia è un'esperienza. Quindi ecco che si esce da quello che è il privato sempre, o meglio ancora, e lui è bravo, lo sa fare, si fa in modo che il privato, parentesi, il vecchio, il ragazzo, il lago, il luogo, diventi esperienza collettiva. Cioè ci sia questa trasumanazione, direi, della parola stessa, lago, camparca, padre, vecchio, ragazzo, fuga. E qui si farebbe, sarebbe divertente e istruttivo fare un vocabolario del linguaggio di Galeotti, perché non sarebbe assolutamente piccolo, eh? Ecco, tutte queste cose trascendono il loro concetto materiale, il loro suono, la loro referenza primaria, e vanno tranquillamente veleggiando verso una dimensione che è abbastanza metafisica. Nello stesso tempo la dimensione metafisica non seduce mai abbastanza nell'ottica Leotti, che nonostante tutto questo resta, grazie a Dio, con i piedi tenacemente a terra. Perché, e questo, scusate, non ve lo dico in tempo, l'ho sentito mille volte, ma comunque ogni poesia di Menotti Galeotti sembra la prima cellula di un romanzo, perché c'è anche quello. Ogni racconto breve, lungo di Menotti Galeotti sembra l'estensione sconfinata di un desiderio. Quindi, come vedete, la compenetrazione tra i due linguaggi, prosa, poesia, in certe dimensioni, a certi livelli, non è più assolutamente così, così divisa, così catalogabile. Ora, siccome io, questo è noto, insomma, mi occupo molto di musica parallelamente alla letteratura, e tutti si aspettano sempre che io faccia qualche esempio musicale, e voglio accontentare, lo faccio, non me l'avete chiesto, forse mi va semplicemente di farlo. Però direi che Galeotti, come poeta, potrebbe essere una, visto che stiamo ancora per qualche giorno nell'anno wagneriano, una, direi, incarnazione della situazione dell'olandese volante, che è proprio una figura metafisica costretta però a errare in eterno intorno, fino a quando non, vabbè, in una situazione fisica, cioè a girare i mari della terra. Ecco, immaginate, ogni mare equivale a un concetto, a un tema di Menotti Galeotti, ogni mare. E questo olandese volante li ripercorre, perché la dimensione metafisica è infinita, cioè non ci può essere un riscontro fisico, però lo scenario dell'olandese volante è uno scenario fisico. Siamo esattamente nella stessa cosa. Perché tutto, al tempo stesso tutto è porto, e al tempo stesso tutto è ricerca, è partenza e arrivo. Ogni poesia chiude un pensiero e ne apre un altro. Non esistono momenti, non esiste come in Picasso il periodo rosa e il periodo blu, esiste il periodo, e sono tutti anelli di catena, per cui sempre un anello dovrà combaciare, se non addirittura saltarsi, all'anello precedente, all'anello successivo. Nella sensibile introduzione di Maria Grazia Carraroli, insomma, dopo questa incursione attraverso le parole di Rodolfo Tommasi nel mondo così ricco di Menotti Galeotti, io aggiungo poco, un po' di considerazioni. Intanto sono contento di essere stato invitato a leggere il libro prima che uscisse e scrivere una prefazione. E sono stato un lettore, io direi, silenzioso, ecco, fedele e silenzioso, nel senso che ho svolto il mio compito
di seguire l'autore in quello che ci dice in questo nuovo libro, che fa parte di un percorso, così come è stato detto molto bene da chi mi ha preceduto. Ecco. Questo libro è pieno di umanità. Ecco, se una parola chiave dovessi cercare per parlare di questo libro è la parola umanità. Alla francese umanité, sicuramente, ecco, con tutto quello che si porta dietro di ideologico e di ideale, ecco, e anche di affettivo, ecco, e alla latina di humanitas, ecco, con tutto quello che si porta dietro di pensiero che proviene dalla filosofia antica. C'è anche dialettica, nel senso che diceva prima Tommaso, in questa humanitas. Cioè c'è proprio l'homo sum, e quindi mi confronto pienamente, anche doverosamente, ma anche naturalmente con l'altro. Questa è la prima parola. La seconda parola però che aggiungo è questa. Non c'è l'io, anche quando è scritto io, nel senso di io lirico, non c'è, o di io romantico, non c'è. C'è invece l'individuo, cioè l'identificarsi dell'io nell'uomo. Quindi c'è un uomo che sente, che vede, che cammina, infatti queste sono proprio storie di strada, che osserva e quindi registra, ma registra non in maniera oggettiva e quindi distaccata, registra in maniera invece interiorizzata, perché c'è una sensibilità da homo sum, come dicevamo prima. Ma l'individuo è qui, vorrei aggiungerlo come elemento anche di riflessione per l'autore, l'individuo in effetti viene ad acquisire autoconsapevolezza, cioè l'incontro con l'altro non è solamente un vederlo, è anche partecipare empaticamente alla situazione dell'altro, no? È un modo per riconoscersi, cioè l'altro aiuta a riconoscermi, e quindi queste storie di strada diventano anche la storia di un percorso individuale, di però individuazione,